da Reggio Calabria a Roma. Ritroviamo Coach Cilione, allenatore di questo Super Manzao, che torna alla vittoria in una partita che è iniziata in maniera un po' difficile, poi nel finale, vuoi per nervosismo, vuoi per altro, l'avete portata a casa. Sì, non è stata una gran partita, soprattutto all'inizio siamo stati sotto, non riuscendo a trovare soluzioni in attacco. Loro invece avevano trovato canestro spesso anche da fuori. Poi nel secondo tempo, forse più alla fine del terzo quarto in realtà, siamo riusciti a rientrare mettendoci un po' più di intensità, magari anche sporcando un po' la partita con una difesa un po' più aggressiva, e siamo riusciti a rientrare. In attacco abbiamo trovato un paio di soluzioni con Antonio Mancuso e con Riccardo, che ci hanno riportato sotto. E poi alla fine loro si sono un po' innervositi e ci hanno regalato un po' di tiri liberi. Quindi alla fine due punti sudati non era facile, perché comunque in questo momento questo tipo di partite qui a fine anno sono sempre complicate. E poi loro erano sì ultimi in classifica, però sono una squadra fisica. Insomma, è stata sofferta, due punti importanti che ci tengono in linea e ci danno la possibilità ancora di sperare in un aggancio al treno dei playoff. Cosa ci dici di questo campionato e in generale di questa avventura che hai iniziato e che vede anche Reggio Acanestro sponsor partner e partner di questa bellissima squadra? Allora, il campionato di promozione qui a Roma è un campionato comunque dove ci sono tantissime squadre fisiche, magari non impressionanti dal punto di vista tecnico, ma sicuramente fisiche, e quindi da questo punto di vista non è mai facile affrontarle. Noi siamo una squadra totalmente nuova, con tantissime persone che non hanno mai giocato assieme, e con tutte le difficoltà che questo campionato comporta, perché comunque allenarsi qui a Roma non è facile, perché le distanze da coprire sono tante, il lavoro comunque impone tantissimo i ritmi delle persone, e quindi facciamo fatica da questo punto di vista. Però stiamo cercando dall'inizio dell'anno di costruire comunque un gruppo prima di tutto, e dopo il gruppo stiamo cercando di costruire una squadra che sia in grado di competere a questo livello in un girone probabilmente il più equilibrato di tutta la promozione romana. È difficile perché ci sono veramente tante squadre che hanno ambizioni di promozione. E la cosa più bella è questo mix di Calabria, Lazio, Basilicata, insomma c'è un po' di tutto. Sì, all'inizio eravamo un po' come nei reality, noi e loro. Adesso invece non c'è più questa cosa del noi romani, loro della Calabria o viceversa. Adesso è un gruppo, e questa è la cosa più importante. Anche stasera, tutto sommato, la partita l'abbiamo ripresa anche grazie comunque all'unità che c'è all'interno dello spogliatoio. Questa è una cosa positiva. Un'ultima riflessione, vista la situazione impianti a Reggio Calabria, che negli ultimi giorni ha regalato delle notizie poco positive, com'è la situazione qui nel Lazio? Qui nel Lazio la situazione è certamente diversa, anche perché soprattutto a Roma ci sono diverse strutture, in alcuni casi anche gestite dalla Chiesa, come per esempio quella in cui ci alleniamo noi al Vigna Pia, e sicuramente gli impianti sono ovviamente sono di più, ma sono sicuramente meglio tenuti, anche perché molto spesso sono di proprietà o comunque gestiti dalle società, mi viene in mente, che ne so, San Paolo, piuttosto che il St. Charles, lo stesso Vigna Pia che ti dicevo prima. Quindi comunque è diverso, ma anche qui noi siamo in un istituto aeronautico, e questo è un campo comunque buono, e per la categoria va benissimo, è un campo regolamentare dove si può giocare, si sta bene anche d'inverno, quindi certamente è una cosa positiva. Giù a Reggio sono problemi che ci trasciniamo da tantissimi anni, e chissà se mai li risolveremo. Allora, un caro augurio di Buon Natale, ti lasciamo gli ultimi secondi per un saluto a tutti, allora, i tuoi amici reggini. Grazie, io faccio un saluto veramente veramente a tutti. Permettetemi un saluto particolare a due persone a cui io voglio bene e a cui sono legato in particolare, anzi tre, ce ne metto tre: Gianni Mafrici, Pasquale Ragà e Domenico Bolignano. Ciao e auguri. Ciao, grazie.